Una corsetta ogni tanto è salutare. Chissà che la maratona su Tacchiaspillo, andata in scena a Torre del Lago, non abbia giovato alla salute dei partecipanti. Ad alzare i tacchi, nel vero senso del termine, sono state donne, uomini, gay e trans, 17 concorrenti in tutto, che in precario equilibrio si sono fronteggiati lungo Viale Europa. Sicuramente un modo per passare una serata diversa dal solito, ma anche per ricordare Silvia Ravera, la militante transessuale che nel 69 a New York, proprio lanciando il tacco della sua scarpa, dette vita alla rivolta di Stonewall. Lasciando perdere il suo valore goliardico di questa sera, il significato è molto più profondo. È partito proprio dal tacco di Silvia Rivera, che era una trans, che ha dato proprio l'input per fare una battaglia sui diritti della comunità LGBT. Da lì che è nato proprio tutto il Pride, che ha portato l'orgoglio, perché Pride vuol dire orgoglio, della comunità, proprio per rivendicare i diritti che con Stonewall sono stati per la prima volta lanciati nel mondo intero. Ad arrampicarsi sul podio con i suoi tacchi a spillo è stato Mirko, arrivato da Pisa per partecipare alla maratona. Mirko, c'erano delle ali sotto i tuoi piedi. Diciamo che i tacchi di Regina hanno aiutato molto.